Dopo 21 anni cambia il vertice del Banco Alimentare di Abruzzo e Molise. Luigi Ligliato, uno dei fondatori del Banco in Abruzzo, passa il testimone ad Antonio Dionisio, consulente aziendale e già direttore della Compagnia delle Opere. L'investitura ufficiale nel corso dell'11ª edizione dell'Open House, il consueto momento di condivisione, raccolta fondi ed incontro tra aziende ed operatori che collaborano con il Banco. Il nostro primo magazzino è stato un garage che ci aveva messo a disposizione un amico. E da lì poi abbiamo iniziato, come dire, i primi passi, i primi lavori, fino, come dire, a giungere oggi con una struttura che ha 5 dipendenti, oltre 30 volontari, mezzi, un magazzino e soprattutto, come dire, questa volontà e questo desiderio di assistere i tante persone che sono nel bisogno in Abruzzo e in Molise. Ed è legato in questo all'attività bellissima della rete, della fondazione che, come dicevi prima, compie i 30 anni di lavoro in Italia, e questo penso che sia davvero significativo nel nostro paese. Non è un qualcosa che può passare inosservato, non tanto per la bravura di chi c'è o chi lo fa, ma soprattutto per i fatti, per la realtà che sviluppa e che crea. E proprio per questo livello di amicizia, il nuovo direttivo del Banco Alimentare e il neopresidente Antonio Dionisio hanno deciso di conferire a Ligliato il riconoscimento di presidente onorario. Mentre durante la serata anche importanti rappresentanti istituzionali, dall'assessore regionale Fioretti al sindaco di Pescara Masci, all'ex assessore regionale Marinella Sclocco, hanno voluto sottolineare l'assoluto valore sociale di un'opera che ormai da 30 anni a livello nazionale e 21 a livello regionale costituisce uno dei presidi più importanti del continuo conflitto contro la povertà e lo spreco alimentare. Il futuro, le nuove sfide anche per un'opera sociale importante come quella del Banco Alimentare? Certo, mi aspetta un bel compito, quello di prendere una grande eredità, così come abbiamo ascoltato fino adesso, fatta di numeri importanti nella nostra regione, perché come diceva il presidente Ligliato, le realtà sono tante, sono più di 213 gli enti convenzionati con noi che quotidianamente poi ridistribuiscono gli alimenti, e più di 34.000 famiglie sostenute. Noi cercheremo da un lato di consolidare l'esistente e valorizzare ancora di più quello che in questi anni è stato fatto, dall'altro di metterci del nostro creando nuove sfide e nuove opportunità, sempre nell'ottica di mantenere lo scopo principale di quella che è quest'opera, cioè ridurre concretamente lo stato di bisogno all'interno della nostra regione.